di buon lavoro al vice sindaco Lorenzoni e al neo sindaco Giordani. Poi noi ovviamente faremo opposizione nei prossimi anni, nei prossimi mesi, vedremo poi quanto lavorerà questa maggioranza e se porteranno avanti quei progetti che sono nel programma elettorale di tutte e due le coalizioni. Ha vinto una grande ammucchiata, questo devo dirlo senza nessun problema, quindi un grande cartello con pezzi del centrodestra e per arrivare fino al centro-sinistra, quindi sono stati bravi perché sono riusciti a sommare i voti, cosa che non pensavamo fosse possibile. Mi spiace perché c'è stata una risposta direi abbastanza negativa del centro storico di Padova e questo mi pare abbastanza strano, visto anche quello che è stato fatto proprio in centro a Padova con tutta una serie anche di attività. Mi spiace per il progetto dell'ospedale, perché ovviamente questo probabilmente è stato dirimente, se i padovani forse non hanno capito l'importanza di un nuovo polo della salute a Padova Est, forse era molto più comodo pensare a una mera ristrutturazione o ampliamento del policlinico in centro storico, perché questi probabilmente sono gli argomenti, quindi mi pare insomma che non si è capito il messaggio. Ma noi continueremo a lavorare, la città è spaccata a metà perché non sono magari qualche migliaio di voti che fanno la differenza su 205.000 cittadini. Ecco, e quindi il tema sarà poi come riuscire a portare avanti un'amministrazione con delle ideologie, secondo me, che si contrappongono all'interno della maggioranza. Spiace, ma anche spiace, anche sono contento, nel senso che spiace perché inaugureranno una serie di opere pubbliche di progetti che non sono stati ideati da loro, no? A partire dal plebiscito che sono partiti i lavori, a tante cose che vanno avanti, anche finanziamenti di carattere pubblico che avevano insomma falsamente detto che erano stati persi, ma sono invece finanziamenti che invece erano stati ottenuti da questa amministrazione. Però sono contento per i padovani perché comunque sta operando avanti e questo è importante. Antonio Foresta, un commento a caldo di questa vittoria. Beh, ormai purtroppo Piton ci se l'è voluta. Credo che non c'è più strada e ritorno, perché purtroppo per lui dovrà stare a Cittadella. Era una vittoria annunciata, ma lui evidentemente non l'ha capito. Serviva poco a tenere una maggioranza coesa e unita, ma lui purtroppo non sa coesistere, non sa dialogare e i risultati sono questi, peggio per lui. Padova cambierà, finalmente sarà libera. Libera soprattutto dalla paura. Libera dalla paura, quindi questa sera si festeggia Giordani, si festeggia Lorenzoni, apporto fondamentale per far vincere Giordani, ma di fatto le statistiche danno Padova sostanzialmente divisa a metà. Come sarà questi prossimi 5 anni? Questi prossimi 5 anni saranno duri, però la forza che abbiamo noi, che è di grande unità e soprattutto si baserà su un programma partecipato con la collettività e con i cittadini, non abbiamo paura. È stata una vittoria legata a un esperimento importante, che è un progetto civico che è sostenuto anche dai partiti, ma è soprattutto una vittoria della città. Io penso che bisogna restituire Padova ai padovani e che bisogna soprattutto fare un progetto innovativo per Padova che guardi al futuro. Troppe paure, troppi sospetti, troppe divisioni che hanno appesantito Padova in questi 2 anni e mezzo. Quindi è giusto così. Padova merita ben altro, ecco, dal punto di vista della prospettiva, dell'orizzonte. Una cosa che in qualche misura ci aspettavamo, visto l'esito del primo turno, è una soddisfazione per quello che abbiamo costruito insieme, a partire da coalizione civica nella identificazione di Arturo Lorenzoni e poi per l'accorpamento che abbiamo fatto con Giordani. È un cambiamento notevole, credo, per Padova, perché c'è un programma, ci sono due persone per bene che guideranno questa amministrazione e c'è una coesione anche dal punto di vista politico che garantirà una diversa gestione di Padova migliore. I padovani lo meritavano.
Biton ci ha fatto disastri per 2 anni e mezzo, adesso da ricostruire non sarà facile, ma abbiamo un buon programma e 2 belle persone che lo fanno. L'impegno ci sarebbe stato comunque ovviamente, però adesso è un impegno enorme e abbiamo la possibilità di realizzare veramente molte cose, di cambiare. Ho raggiunto anche un obiettivo personale, che era quello che non tornasse a governare Bitonci, perché ritengo che sia la persona più inadatta e inidonea a questa città, lo ha dimostrato perdendo a pedate la propria maggioranza dopo 2 anni, molta propaganda, molte balle. Io credo che ha ricevuto anche un fin troppo generoso risultato, perché vuol dire che in propaganda è bravo, ma non basta la propaganda per governare la città. E per fortuna una coalizione importante, dove sicuramente la parte di destra, diciamo quella moderata di cui ero dentro anch'io, pur non candidato, ha sofferto più di tutti, perché ovviamente si era identificati nell'area di sinistra. Continuiamo a essere quelli che siamo sempre stati, ma qui non era una questione politica, era una questione di amministrare la città, e la città va amministrata da persone serie, oneste, e che amano questa città non per motivi personali o perché devono fare carriera politica o come trampolino di lancio per altri incarichi, ma perché vogliono veramente risolvere i problemi con un unico metodo, quello di avere i migliori attorno e di ricucire tutti i pezzi di questa città, tutte le aree che compongono questa città, dalla chiesa all'università, alla sanità, il sociale, cioè tutto quello che è presente in questa città. Destra, sinistra non possono fare differenza. Ebbene, eccoci qua, buonasera, buonasera gentili telespettatori, ci siamo, l'ultima puntata del Tarlo prima della pausa estiva. Era doveroso partire proprio a corollare, insomma, di queste ultime 6 settimane che sono state quelle decisive per le votazioni del primo turno dell'11 di giugno e soprattutto del ballottaggio della scorsa domenica del 25 di giugno, dove, come vedete dai vostri teleschermi, ed è anche il titolo di questa sera, il sindaco è Giordani. Eh sì, perché è stato un ballottaggio, un testa a testa che comunque ha visto vincere il candidato sindaco del, possiamo dirlo, centro-sinistra. L'accordo tra Sergio Giordani e Arturo Lorenzoni ha portato a vincere di 3.400 voti circa, anzi 3.400 giusti, sulla coalizione che sosteneva Massimo Bitonci. E da qui, come avete sentito, insomma, da una parte l'analisi fatta verso mezzanotte dallo stesso candidato Bitonci, ancora a scrutinio in corso, e invece in parte dei momenti di giubilo chiaramente per festeggiare la coppiata Giordani-Lorenzoni, e con anche, chiamiamola, buona occupazione di Palazzo Moroni e in segno di festa fino a tardi. Avete visto che abbiamo seguito fino alle 2 di mattina lo svolgersi della grande festa che si è ritrovata nelle piazze, dal punto Giordani, quindi Piazza della Frutta, fino a Piazza delle Erbe e proprio al municipio, un via vai continuo di persone, un festeggiamento. E comunque andremo anche a sentire, a vedere le opinioni e un po' anche le prospettive di che si aspetta a Padova con questa nuova amministrazione. Ieri si è insediato il sindaco e tra poco dovrebbe essere annunciato anche il primo consiglio, ma intanto noi gli daremo già in anteprima questa sera alcune facce nuove del consiglio comunale e iniziamo subito la trasmissione. Un po' di emozione, un po' anche di stanchezza, perché insomma è una maratona, abbiamo iniziato a settembre dell'anno scorso, insomma adesso ci prendiamo 2 mesi di più o meno di pausa, ma come sempre attenti a dare notizie, cercare di dare nel miglior modo possibile e nella forma più chiara possibile. Un ringraziamento innanzitutto subito per l'apertura alle nostre indispensabili colonne che ci hanno sempre coadiuvato in questa trasmissione, oltre che la regia, e un saluto alla Samuela e alla nostra giornalista. Buonasera. Buonasera, 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 che stasera, come sempre, durante insomma l'inizio e la fine, ci fanno il piacere di essere chiaramente insieme qui in studio. Bene, io partirei subito da presentarvi queste facce nuove della politica comunque padovana in consiglio comunale e non, però partendo appunto dall'avvocato anche Chiara Gallani di Coalizione Civica. Buonasera Gallani, ben ritrovata.
eletta in consiglio comunale, quindi lei è una consigliera comunale quando ci sarà ovviamente la convalida nella prima serata del consiglio. Al suo fianco abbiamo Antonio Bressa, un altro consigliere comunale, coordinatore cittadino del Partito Democratico, e insomma ci dirà anche lui le novità, insomma, che stiamo un po' leggendo e sentendo tra i social e anche la stampa. Al suo fianco Maria Vittoria Cacace, esponente della coalizione Sempre per Giordani, sindaco proprio della lista Giordani. Buonasera, insomma anche lei prima volta che si candida in politica, se non sbaglio o la prima o la seconda dei non eletti, quindi veramente insomma lì vedremo un attimino se potrà entrare anche lei in consiglio o comunque in ogni caso un grande risultato. Buonasera. E ben arrivata per la prima volta. Alla mia destra abbiamo l'avvocato Roberto Carlo Moneta, esponente della lista Bitonci e eletto già dal primo turno come consigliere comunale. Buonasera a tutti. Moneta, grazie. E ben ritrovato. Al suo fianco a breve arriverà anche Alè Luciani, che intanto lo anticipiamo perché ha avuto un problema proprio di carattere logistico, ci sta raggiungendo in taxi. E salutiamo invece Giacomo Cosumano del Movimento 5 Stelle. Buonasera Cosumano, ben ritrovato, ancora nuovamente qua nei nostri studi, ci fa molto piacere. Bene, entriamo subito nell'argomento di stasera. Abbiamo discusso per sei settimane, ma in realtà già da novembre di politica si parlava appunto di come dovesse essere la Padova del futuro, da novembre quando è caduto il sindaco Bitonci, e nelle ultime 6-7 settimane sempre di programmi, anche con toni a volte accesi, però il livore della campagna elettorale adesso è finito, per cui bisognerà parlare di programmi, e tante novità già proprio in questi ultimi giorni già si leggono sulla stampa e si ascoltano. Io partirei proprio da Bressa. Bressa, lei è un esponente del Partito Democratico, è il coordinatore cittadino, si è candidato, è stato eletto in Consiglio Comunale. Come vede il ruolo del PD in questa nuova coalizione e soprattutto in questo progetto di Giordani? Il ruolo del PD è il ruolo della forza di maggioranza che in questo momento sostiene Sergio Giordani, e quindi insomma è un ruolo preminente. Noi ovviamente contribuiremo con tutta la forza delle nostre idee, del nostro impegno, anche delle esperienze che il Partito Democratico da sempre radicato nel territorio di Padova ha accumulato nel tempo. Quindi lavoreremo per Giordani, lavoreremo per Lorenzoni, siamo convinti che l'alleanza che si è consolidata con il secondo turno, anche con gli amici di Coalizione Civica, sia un esperimento importante che può essere anche un modello esportabile per far vincere il centro-sinistra anche in altre realtà, e siamo convinti che ci sia il giusto mix di idee e competenze per fare il bene di Padova. Tu dicevi che vi prenderete 2 mesi di pausa, noi invece saremo da subito impegnati, perché le cose da fare sono veramente tante. Oggi Giordani ha già dato un messaggio simbolico molto bello: come prima azione ha deciso di aprire le porte di Palazzo Moroni, che purtroppo erano state chiuse per decisione dell'ex sindaco Bitonci. Questa è un po' la cartina tornasole dell'atteggiamento che avrà Sergio Giordani e con lui il Partito Democratico. Un grande atteggiamento di apertura, di ascolto, di dialogo, perché solo in questo modo possiamo far cambiare Padova, coinvolgendo i cittadini e rendendoli loro stessi protagonisti del cambiamento che si attendono. Grazie Bressa. Moneta, insomma, lei ha avuto un ottimo risultato al primo turno, la lista in cui lei è stato eletto ha preso più o meno insomma il 24%, quindi il primo partito della città, ricordiamo il secondo è il Partito Democratico col 13,5%, e poi Coalizione Civica e via via anche la lista Lorenzoni e la lista ovviamente Giordani. E una caratterizzazione importante, alla fine Giordani ha vinto per 3.400 voti. Secondo lei la città è divisa a metà, come alcuni dicono, come anche ha ribadito Bitonci al microfono un po' a caldo ovviamente durante lo spoglio elettorale, e come si presuppone o come si avvia questa opposizione, questa minoranza nei confronti appunto di questa, come atteggiamento nei confronti di questa maggioranza? Prego. Sicuramente, visti i numeri, Padova è spaccata a metà, non è sicuramente una frattura, ma sono idee e visioni differenti.
diciamo, i padovani si sono trovati di fronte a due alternative, secondo me, che non sono più fatte ormai dai partiti, bensì sono fatti dalle persone, perché appunto abbiamo detto Bitonci da solo con la sua lista ha fatto il 24%, quindi è comunque una vittoria personale, anche se non siamo riusciti a portarlo avanti come sindaco. Lui sicuramente come lista, come persona, ha trainato una grande coalizione. Dall'altro lato lo stesso Lorenzoni comunque ha fatto un grandissimo risultato, lui come persona ovviamente portato avanti dalle sue liste civiche e non da grandi partiti, che anche il Partito Democratico ha perso tantissimo, come ha perso veramente tantissimo anche Forza Italia. Quindi ormai siamo arrivati, secondo me, a una politica che è fatta più dalle persone che dai partiti. Ormai le persone non si riconoscono più in quelle entità che sono rimaste probabilmente solamente a Roma. Oggi qui le persone vogliono delle risposte concrete, che sono fatte dalle persone che sono presenti sul territorio. Quindi io mi auguro che chi oggi va a governare assieme a noi, che siamo della minoranza, possa costruire e creare un qualcosa di positivo, portando ovviamente avanti delle idee che possono essere sia provenienti dalla giunta di maggioranza, ma anche dall'opposizione. Quello che io auspico è che anche dalla nostra parte non venga fatta ostruzione, perché un conto è fare una critica costruttiva, un conto è andare a demolire l'avversario. Io credo che Padova abbia bisogno di risposte concrete, e le risposte concrete possono venire anche grazie all'aiuto di entrambi gli schieramenti politici. Questa sera vedo qui la presenza di tutti i giovanissimi candidati eletti consiglieri o comunque persone che si sono volute rimboccare le maniche, e credo che questa sia la soddisfazione più grande che ci possa essere, che in Consiglio Comunale abbiamo tanta forza giovane, e credo che proprio noi giovani abbiamo un'idea diversa che vada per un progetto veramente di, come abbiamo sentito dire anche prima delle interviste, di una Padova futura, di una Padova alla nostra portata, con persone oneste, persone che possono veramente risolvere i problemi di Padova e costruire dei nuovi progetti. Grazie Moneta. E Chiara Gallani, insomma, lei è esponente, arrivano tanti gli sms, chiedo scusa qui, eccola qua, nel mentre che si stanno un po' preparando gli sms, Chiara Gallani, insomma, eletta in consiglio comunale, eccola qua, questa sera si vede che, insomma, cioè, si sente l'estate, anche qua in regia si salta, si fa, si briga. Allora, leggiamo un pochettino, prego Samuela. Ora, finiti i proselitismi, vediamo la concretezza del progetto di Giordani. Intanto il progetto ospedale si sta sciogliendo come neve al sole, Stefano. Complimenti per la vittoria di Giordani, ma un dato è certo, sempre meno gente a votare, e questo la dice lunga. Non aver potuto assistere ad un confronto sui temi e sui programmi è una cosa vergognosa per la democrazia e per la partecipazione, indegno di un paese civile. Grazie Samu. Allora, Chiara Gallani, allora, stavo dicendo... hanno già cominciato a parlare dell'ospedale, noi ce ne arriveremo dopo. E, insomma, eletta nella lista appunto di coalizione civica, tantissimi voti di preferenza, insomma, si può dire che senza Lorenzoni Giordani non sarebbe stato eletto, no? Quindi un apporto fondamentale. Come sarà questa, chiaramente, questa alleanza, no? In cui vede Giordani sindaco e Lorenzoni il suo vice? Insomma, anche in consiglio comunale contate tanto, nel senso che siete bene o male la metà della maggioranza, no? E visto un po' quello che era successo a novembre, ha un peso molto specifico questa vostra unione programmatica. Prego. Sì, è così. Il progetto di coalizione civica che è partito in realtà ad ottobre, prima che cadesse la giunta Bitonci, si è costruito nei mesi, ha aggregato sempre di più e ha creato un consenso che sinceramente mi aspettavo, non avevamo la capacità di contare, quindi fremevamo nel vedere e l'aspettare i risultati, ma questi ci hanno premiato, e questo grande risultato è quello che ha anche fatto scegliere all'Assemblea di dare vita a un'alleanza che potesse poi veramente incidere nell'amministrazione della città.
funzionerà come sta già funzionando, come ha cominciato a funzionare anche nelle ultime 2 settimane di campagna elettorale, quindi con un confronto tranquillo, aperto, sereno, con una condivisione programmatica che peraltro avevamo già iniziato, se qualcuno ricorda, gennaio scorso, quando avevamo proposto di fare le primarie di centrosinistra. Il nostro metodo è un metodo esportabile non solo fuori Padova ma anche dentro Padova, cioè continuare ad utilizzare questo metodo in città, noi continueremo a farlo. Il programma l'abbiamo scritto assieme a persone competenti, sempre più persone competenti che arrivavano e che volevano partecipare, non solo sul programma, anche a partire dai territori, quindi individuare i problemi, cercare soluzioni e andare oltre, continuare a creare ricchezza per la città. Ho accolto con piacere le parole del consigliere Moneta, che si aspetta un consiglio che lavori in maniera costruttiva e che non demolisca, ho utilizzato questa parola, le idee, le persone. Gli ultimi giorni di campagna elettorale, anzi gli ultimi 15 giorni di campagna elettorale, in realtà, tolta l'alleanza poi vincente, sono stati molto pesanti, c'è stato un clima di pesante demolizione dei soggetti. Questo clima era un clima che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni e mezzo di amministrazione, che si è riversato in maniera incredibile in questi 15 giorni e noi vorremmo lavorare invece per creare una città aperta che lavori sul programma e sulle idee. E mi auguro che quindi questo auspicio diventi realtà, sia realtà. Bene, bene, grazie Galani. Noi saremo a vedere, ovviamente i 2 mesi noi ci adeguiamo un po' anche a chi ci guarda da casa, bene o male, perché insomma l'estate è prossima, per cui anzi è bella partecipata l'estate con un bel caldo, per cui la gente insomma la sera gira fuori e come tutti anche logicamente le televisioni si adeguano a questo insomma giusto anche modo di essere. E Giacomo Cusumano, insomma il Movimento 5 Stelle a Padova ha perso circa il 3% rispetto alle elezioni del 2014, comunque insomma una rappresentanza in consiglio comunale c'è con il candidato sindaco, appunto Simone Borile, che salutiamo. E un commento suo insomma da 5 Stelle, penso sia una delle prime volte che esce un po' per commentare anche il ballottaggio, un po' il risultato elettorale. Cosa ne pensa? Ma guardi, noi abbiamo fatto un risultato più basso rispetto a quello del 2014 sicuramente e facciamo un esame diciamo su quello che è stato il nostro operato e da lì ripartiamo per appunto ricominciare e capire dove abbiamo sbagliato, perché purtroppo è una situazione a livello comunale un po' generale. Comunque noi portiamo in consiglio comunale Simone Borile, è un professionista dall'altissimo profilo che quindi saprà sicuramente apportare benefici al Consiglio Comunale come opposizione, in quanto noi ribadiamo e come 5 Stelle non votiamo solo per la bandiera, ma votiamo soprattutto in merito a quelle che sono appunto le mozioni che vengono presentate. Durante l'amministrazione Bitonci c'è stata una grossa difficoltà da parte nostra a far accedere le nostre mozioni, le nostre interrogazioni in Consiglio Comunale, in quanto i Consigli Comunali non erano poi così frequenti e quindi c'è stata una difficoltà. Ci aspettiamo che Giordani invece possa dare più respiro alle opposizioni come la nostra, che sicuramente vogliono migliorare Padova. Per quanto riguarda invece il commento politico generale riferito alla coalizione di centrosinistra e alla coalizione di Bitonci del centrodestra, sinceramente fino all'ultimo davo anch'io vincente Giordani proprio per i numeri che aveva ottenuto fra Lorenzoni e Giordani. Non avevo dubbi però fin dall'inizio che Lorenzoni appoggiasse Giordani nel momento del ballottaggio. Però questo mi lascia sempre un po' rammarico, perché già da Padova 2020, poi adesso con la coalizione di Lorenzoni, sempre provano a presentarsi per fare, come si chiamano, le elezioni appunto per il sindaco, le primarie interne del Partito Democratico, mi viene a dire comunarie, ma noi dei 5 Stelle le chiamiamo così, le primarie del Partito Democratico invece questa volta sono state proprio vietate dai partiti, sono state vietate da Zanonato, che ha imposto Giordani, una figura rispettabile sicuramente, che è stata però imposta e non ha lasciato
l'apertura. No, però c'è una vicinanza sicuramente rispetto a quello che ha Giordani, dato che era a festeggiare con voi. No, era a festeggiare con voi alla chiusura, ma c'erano tante persone, ma sicuramente la sua parola ha un peso. Beh, comunque il Partito Democratico non ha voluto che ci fossero le primarie all'interno della coalizione di centrosinistra. E sentir parlare di democrazia, ascoltare i cittadini, quando per la prima volta, come prima cosa non avete ascoltato i vostri, di iscritti, di persone che volevano comunque votare alle primarie e non hanno potuto, mi fa un po' riflettere. Spero che questo non si verifichi poi in futuro, anche perché vedo che Giordani ha ben accolto una proposta dei 5 Stelle, che è quella del bilancio partecipato, 1 milione per quartiere, che avevamo fatto anche noi dei 5 Stelle. Ovviamente mi aspetto che questa cosa sia portata avanti e che in caso di difficoltà comunque sia discussa e ci sia comunque un profilo limpido e trasparente, perché questo deve essere secondo me il secondo pilastro. Al di là della partecipazione ci deve essere molta trasparenza, e questo mi aspetto da Giordani, visto che ha una coalizione ampissima e quindi non dovrebbe nascondere niente per lasciare appunto che i cittadini giudicano il proprio l'operato di Giordani appunto. E anche questo sarà oggetto della nostra attenzione, come quella giustamente di tutti i cittadini. E Maria Vittoria Cacace, lei è un esponente appunto dell'area della lista di Giordani sindaco, è un po' quell'area cosiddetta moderata, no? Quella che ha fatto un po' vicino anche a degli esponenti che provenivano dal centrodestra, che erano parte integrante anche della maggioranza stessa di Bitonci fino a novembre. E come l'ha visto questo progetto, questo insomma importante anche tassello che ha permesso a vincere anche Giordani? Esattamente, io credo che la parte moderata sia stata quella che ha fatto un po' la differenza rispetto anche al successo che ha avuto Giordani. Infatti se si considera appunto anche lo scarto che c'è stato tra il centro-sinistra, insomma la vittoria di Giordani e comunque Bitonci, i voti determinanti sono stati proprio quelli a mio parere dei moderati. Io credo che comunque l'area moderata verrà presa in considerazione dal neo sindaco, come è stata presa in considerazione nel momento comunque della formazione della lista, in cui comunque ci sono stati degli esponenti dell'area moderata, tra cui insomma ci sono io, che probabilmente appunto sarò la prima o la seconda dei non eletti, e comunque il consigliere eletto Carlo Pasqualetto, e così come Emanuele Bianzale, Veronica Fioretto e Martina Pacagnella, che abbiamo rappresentato un importante bacino di voti per riuscire a far anche arrivare alla vittoria il neo sindaco Sergio Giordani. Io penso che comunque lui non avrà nessuna difficoltà nel gestire questa situazione, come ha dimostrato in altre circostanze, visto che appunto è stato comunque presidente di Interporto ed è riuscito a gestire le complessità di comunque una diversità di posizioni in più circostanze, quindi credo che riuscirà a gestire con lo stesso pragmatismo anche nel futuro e nel Consiglio Comunale e la giunta che verrà a crearsi. E credo che lui sia proprio il simbolo di una nuova politica, di un nuovo modo insomma di percepire anche l'amministrazione pubblica, che deve essere più vicina a quello che è il contesto privato e quindi anche alle logiche di formazione delle decisioni con partecipazione di tutte le parti, e quindi si credo che ormai, come diceva anche Roberto, le logiche di partito siano un po' superate, ancor più a livello cittadino, a livello comunale, dove contano le persone, contano comunque i fatti e le azioni che vengono intraprese. E quindi penso che anche la grande rappresentanza di giovani che c'è nel neo consiglio comunale, anche di volti nuovi, visto che la maggior parte dei consiglieri sono comunque dei volti nuovi rispetto all'ambito politico, così come la maggior parte anche dei partecipanti delle liste civiche che insomma hanno fatto parte di questa campagna elettorale, sia importante, sia un segnale rispetto anche alla voglia di mettersi in gioco di giovani, e quindi insomma di cercare di dare un segnale di cambiamento rispetto alle logiche passate. Grazie Cacace. Quindi insomma vedete, insomma, anche questa sera c'è un clima molto più disteso. Stavo guardandovi, no, che vedo ancora le spilline, no, sia di Lorenzoni che di Giordani su alcuni, no? Quindi insomma la partecipazione è ancora
c'è ancora questo agone, no, che c'è positivo da parte di tutti. Bene o male, comunque torniamo un attimo a parlare di politica, ma prima tanti sono gli sms. Prego Samuela, leggiamone alcuni, vediamo se ci sono degli spunti, perché gli argomenti ce ne sono tanti. Prego. Sono passati solamente 4 giorni e già i grandi progetti cominciano a vacillare, come ad esempio la proposta bufala del nuovo ospedale sul Vecchio. Che mi dicono gli ospiti in studio su questo argomento? Meno di 100.000 padovani su 162.000 sono andati a votare. La dice chiara sulla passione dei nostri rappresentanti. Forza Italia sotto al 4% e PD al 13,5%. Tra poco ci manderanno a votare a Ferragosto, ma va là. Giordani scelto dal PD, Lorenzoni scelto da ex movimenti di sinistra e da Liberi Cittadini. Nella coalizione tutti, ma proprio tutti. Secondo me ne vedremo delle belle. Insomma, da casa cominciano a mandare un po' di messaggi. Io terrei l'ospedale fra un attimino. Però partiamo, Moneta, partiamo da una riflessione sul voto. Ha scritto da casa, probabilmente la prossima volta ci vanno a mandare a Ferragosto. Effettivamente, 3 anni fa, l'8 di giugno, avevamo già il sindaco. Andare a votare al ballottaggio, molti dicono che sia stato condizionante. Sicuramente i numeri, perché bisogna dirlo un po', è stato ridetto, ma anche i numeri parlano chiaro, sono circa 20.000 persone in meno di 3 anni fa che sono andate a votare. E adesso non posso sapere se sono di destra, di sinistra, o se avessero votato qualcosa, o se si fossero astenuti, però sicuramente è un calo della partecipazione in una città come Padova, dove insomma si è sempre contraddistinti anche a livello nazionale, un po' controtendenza nella partecipazione stessa. Quindi una prima riflessione, Moneta, è proprio sull'afflusso, sull'affluenza da parte dei cittadini. E secondo, lancio la provocazione dell'ultimo sms. Giordani ha vinto sicuramente grazie all'accordo con Lorenzoni. E su Coalizione Civica, questa la faccio la domanda anche agli esponenti di Coalizione Civica, ci sono dentro tante anime che hanno rinunciato ai loro simboli di partito per un programma condiviso. Anime che sono anche alcune diverse tra di loro e sicuramente molto diverse, non so, dalla Lega piuttosto che da Forza Italia, piuttosto anche dallo stesso PD in certe cose. Si abbandonerà proprio, diciamo, il primo amore, chiamiamolo così, anche sui temi importanti per il bene di Padova, come è stato detto, oppure ci può essere anche un approfondimento, a volte anche uno scontro costruttivo che porti, speriamo per tutti, una sintesi nella risoluzione dei problemi. Partiamo da Moneta e dopo un giro veloce per tutti. Beh, sicuramente l'aver stabilito una data di elezioni così è stata ormai inoltrata, è stata una scelta contro la democrazia, perché il ministro Minniti ha posto nel primo turno a cavallo con il ponte di Sant'Antonio e al secondo turno ormai praticamente già in estate, e io personalmente conosco molte persone che erano via per il ponte e altre persone che erano in vacanza, perché andare in vacanza a giugno ormai sta cominciando a essere quasi una scelta obbligatoria visto il costo delle ferie durante il periodo di agosto. Io avrei una proposta, quella che tutti i partiti e tutte le liste civiche facciano appello al Ministero, perché qualsiasi altra futura elezione a livello sia cittadino comunale, sia anche per quanto riguarda la regione o altre parlamentari piuttosto che referendum, non venga fatto in periodo estivo. Abbiamo 12 mesi all'anno, possiamo farlo tranquillamente come è sempre accaduto magari a maggio, e favorire così la stessa democrazia, la partecipazione delle persone. Io conosco più di qualche famiglia che al secondo turno, che magari mi aveva anche supportato per l'elezione, per la preferenza al primo turno, che al ballottaggio purtroppo mi ha detto: Roberto, io vorrei tanto venire a votare, ma ho prenotato le vacanze, come faccio? E quindi sicuramente queste persone hanno dovuto fare una rinuncia a un loro diritto, e questo non lo trovo giusto. Per quanto riguarda invece il mix delle personalità all'interno della lista di Coalizione Civica, io spero che anche se ognuno ha dovuto rinunciare appunto alla propria bandiera, questo non sia solo
stata una stratagemma per unirsi per le elezioni, ma che anche nella realtà, in maniera concreta, queste persone vogliono, abbiano deciso di per una collaborazione. Questo per la stabilità ovviamente del Consiglio. Poi per carità, se non fosse stabile sarebbe un giovamento solamente per noi, però per il bene comune io credo che se hanno rinunciato a qualcosa non cambino idea in corso d'opera. Purtroppo l'abbiamo visto tante volte che i programmi delle varie coalizioni, dei vari partiti, dei vari candidati sindaci durante il periodo elettorale sono di un certo tenore, hanno dei certi progetti, dei certi programmi e poi però vengono dimenticati nel corso degli anni. Io spero che quello che è stato scritto venga anche portato avanti, a prescindere proprio per una coerenza dei propri programmi, che i cittadini non siano stati presi in giro, perché molte volte, io ricordo anche in passato con Ivo Rossi, purtroppo, che sono state fatte delle promesse che dopo non sono mai state mantenute. Questo nonostante che i cittadini a volte tendano a dimenticare, nella realtà qui c'è un'opposizione che sicuramente farà ricordare quali sono i doveri della maggioranza. Grazie Moneta. Parto invece da Gallani, subito dopo l'SMS. Prego Samuela. No populismo, però si aprono invece supermercati in centro, proprio di fronte a quel salone dove si dovrebbe garantire la non concorrenza e la tutela degli esercenti. Non ho parole, che è di Padova. Adesso che a Padova Est non si farà più l'ospedale, cosa verrà aperto o costruito? Grande distribuzione, come ipoteticamente era stato avanzato ancora 5 anni fa durante l'amministrazione Zanonato, oppure cosa? Se il PD apre al centro e Coalizione Civica apre anche a sinistra, alla fine si riforma la vecchia politica. Sono provocatoria, lo so, ma è comunque una chiave di lettura. Lo riscrivo perché nessuno mi ha risposto. Adesso vediamo se qualcuno risponde, tante sono le domande, vabbè, è venuto fuori il discorso del punto G, che ricorda ancora il punto G ancora della Giustina Destra, perché io ho memore di questa cosa del 99. E detto questo, a parte che dopo se volete rispondere in merito ovviamente è sempre utile per i telespettatori. Prima cosa, allora le rifaccio la domanda, uno, Coalizione Civica, se magari su certe battaglie che insomma certi esponenti interni che sono stati tra l'altro eletti hanno portato avanti, non ne faccio esempio ma le farà lei eventualmente, e se per caso si possa trovare una sintesi o addirittura esserci momenti anche di confronto un po' acceso con la maggioranza, che sicuramente potrebbe essere, ma soprattutto bisogna anche ricordare che Lorenzoni con la sua lista civica, indipendentemente dalla Coalizione Civica, insomma ha preso quasi un punto percentuale in più della lista di Giordani, più o meno siamo là. Prego Gallani. Sì, allora tanti spunti. Per quanto riguarda l'applicazione del programma, il confronto in consiglio e anche in giunta, do per scontato che ci sia un confronto che possa anche essere acceso, ma che parta dagli obiettivi comuni. Non ce li dimentichiamo una volta eletti perché siamo in maggioranza, sono comuni a tutti noi, e dove ci saranno dei problemi andranno discussi. Quello è il faro, quindi non, da un giorno all'altro non si perde. È ovvio che l'alleanza è stata fatta anche prima di tutto su un confronto sul programma su cui c'è stata convergenza, quindi questa è la nostra base. Per quanto riguarda peraltro l'interno di Coalizione Civica, l'abbiamo scritto tutti assieme. Le forze con una loro struttura politica, che hanno deciso, peraltro non tutti, avrebbero potuto, molti di più, entrare in coalizione, non hanno dovuto abbandonare la loro bandiera, hanno voluto farlo. C'è stato un ragionamento, non sempre semplice, credo, all'interno, io non c'ero, ma è stato un percorso che è cresciuto. Come è diventata realtà strutturale e cooperazione, per chi era all'interno, chi ha lavorato nei gruppi, l'ho potuto vedere, chi era nel coordinamento politico come me, è stato un crescere in questi mesi ed è diventato sempre più coeso perché si è strutturato a partire da persone, progetti che hanno deciso di continuare assieme.
È un'esperienza meravigliosa e spero esemplare. Non è stato un punto di partenza fermo da dicembre, è via via cresciuto e diventato sempre più coeso e sempre più aperto alla città, confrontandosi su tutti i punti critici, anche con la città, con altri esponenti, con tecnici. Molte delle questioni, dopo essere state discusse, decise, ovvero presentate con il programma fin dai gruppi aperti di febbraio, quindi la prima bozza del programma, poi sono state portate alla città con serate, giornate, in cui ci si è confrontati anche fuori. E la lista Arturo Lorenzoni è nata da una scelta stessa, discussa in assemblea, e ha il nostro stesso programma, è il nostro programma, e la cooperazione da questo punto di vista è totale. Quindi questo sulla questione, diciamo, della coesione interna e comunque anche sul dibattito in consiglio. Per quanto riguarda invece la prima questione che ci ricordavi tu, se posso dirti, certo, tu, e su cui rispondeva anche il collega Moneta, l'affluenza è stata bassa, si sono persi molti elettori e io non lo trovo in contrasto con l'emergere forte di percorsi civici, che evidentemente lo sappiamo tutti, hanno avuto molta poca visibilità in questi mesi, fino all'ultimo, fino a maggio. Io ho trovato persone che dicevano: ma chi siete? Io non vi ho mai visti sul giornale. Non nascondiamoci questo fatto, se ci fosse stata la stessa visibilità per tutti forse il risultato sarebbe stato ancora diverso e forse semplicemente ancora più persone sarebbero state coinvolte. È necessario, noi ci stiamo provando, ma ci stanno provando anche altri, ripartire dai quartieri, dalle esigenze, ma non fare mera partecipazione democratica, costruirla assieme. E poi sulle questioni che risultavano dagli SMS. Adesso faccio un attimo di giro, così dopo ne possiamo riparlare. Sì, ritorniamo, perché sull'ospedale, ma poi anche un'altra domanda. Intanto andiamo a salutare, grazie Gallani, andiamo a salutare Alain Luciani, consigliere comunale anche lui, ovviamente della Lega Nord, il più votato della Lega Nord, se non ricordo male. Buonasera e ben arrivato, perché ha avuto problemi, abbiamo detto, logistici. Esatto. Ecco, insomma, dai. Speriamo risolvibili sicuramente domani magari. E quindi bene, ben arrivato. Luciani, grazie. Abbiamo iniziato con un commento, come vede anche il titolo della trasmissione, insomma, Giordani è il sindaco di Padova. Abbiamo sentito le parole di Bitonci e di alcuni esponenti della coalizione che ha sostenuto Sergio Giordani, abbiamo fatto un po' di riflessione, come ha sentito, sull'affluenza e sul programma. Come la vede questo insediamento di Giordani e soprattutto come vede questi 5 anni di opposizione, che la vedrà ovviamente nei banchi della minoranza? Certo. Beh, Vox Populi, nel senso che i cittadini padovani hanno fatto una scelta e questa ovviamente va onorata e rispettata. E i problemi di coesione adesso sono i loro problemi, nel senso, noi abbiamo già dato da questo punto di vista e quindi ritengo che oggi verranno messi alla prova, cioè Giordani verrà messo alla prova la sua sulla carta oggi abilità nel tenere unito e di circondarsi di persone capaci che riescono a realizzare qualcosa per la città. Devo dire che, per esempio, visto che c'è nato il tema dell'ospedale, già sull'ospedale secondo me ci saranno grossi imbarazzi, grosse difficoltà per loro, perché da una parte c'è la lista, diciamo, Lorenzoni, che è un po' come la Lega in Regione contro il consumo del suolo. Giordani invece è più possibilista per un'azione magari anche di dialettica, cioè di trovare una soluzione, insomma, a questa questione dell'ospedale, perché è stato chiaro sia l'università sia la Regione che il nuovo su vecchio, ad oggi non è realizzabile, non c'è questa opportunità. Già l'elettorato ha fatto capire al duo Giordani Lorenzoni che quella strada non era percorribile, perché il nostro grande recupero nell'ultima parte della campagna elettorale è dovuto anche a questo, insomma. In valori assoluti, se voi verificate e andate a fare il conteggio, insomma, dei
dei voti, vi rendete conto che l'unico gruppo che ha recuperato voti e che ha preso molti più voti è stato proprio Massimo Bitonci, perché loro due assieme teoricamente dovevano essere un po' più altini, invece alla fine sono usciti nel photo finish, insomma 1700 voti per avere la maggioranza, che dividono alla fine la vittoria di quella coalizione. Considerate sempre che noi siamo stati fino alla fine soli, nel senso abbiamo deciso per coerenza, non abbiamo sbandierato e non siamo andati in cerca di altre alleanze, ma siamo rimasti fedeli a quello che era il nostro mandato. Loro un po' diversamente, perché ci ricordiamo a gennaio, febbraio e marzo, quando Lorenzoni diceva i nostri programmi non sono conciliabili, non c'è modo di andare avanti e non si può ragionare solo di cadreghe o di careghe detta in padovano. E invece poi hanno trovato una sintesi, per carità, io non mi metto a questionare sul fatto che prima non erano conciliabili, poi lo sono. In effetti, nei due giorni in cui loro hanno discusso questo apparentamento, non è che hanno discusso tanto di programma, hanno discusso del ruolo giustamente che Lorenzoni deve avere in questa giunta e deve essere ovviamente il ruolo che gli compete. Come si diceva la collega prima, il ruolo delle civiche è stato fondamentale. Se voi andate a vedere, la civica del sindaco Bitonci è stata la civica più votata della città, quindi anche questo ovviamente fa presagire che il civismo, inteso il civismo vero, è un patrimonio per la città. Insomma, se voi fate il conteggio della civica di Bitonci, delle tutte le varie civiche, hanno messo praticamente su quasi i primi 5 partiti sono tutte civiche, non c'è niente da fare. Poi ci sono civiche, sì, poi ci sono civiche di civici, poi sono civiche invece di politici che si sono messi la maschera e si sono inseriti all'interno senza polemiche, perché se voi guardate alcune civiche, e non dico per forza la Bitonci piuttosto che una, però sono fatte prevalentemente da civici. Ce ne sono altre che sono imbarazzanti, francamente, perché quando abbiamo visto, e lo ha visto anche la città, ha visto una Ruffini, insomma, questo è stato uno degli elementi che, insomma, per molti è stato, e anche per loro è stato un motivo di imbarazzo, perché ovviamente quando si vede che al congresso di Rifondazione Comunista c'è Lorenzoni che presiede, ascolta ed è contento della Daniela Ruffini, insomma, è su YouTube, potete andare a vedervelo. Si può dire tutto, ma che una persona si spogli a 40-50 anni di tutti i suoi ideali per un progetto civico non la vedo molto realizzabile e sincera come espressione. È come se io domani mattina, insomma, vado in una civica, che ne so, di centro-sinistra e mi spoglio di tutti i miei ideali della Lega. Impossibile, insomma, dai, cioè, siamo franchi. Infatti questa cosa qua ha ovviamente preoccupato molto anche loro, ma si è visto dai voti, perché noi abbiamo avuto un recupero clamoroso e ci è mancato proprio un passaggio, un nulla per... Poi, insomma, ripeto, Vox Populi, per cui hanno deciso, ed è giusto che tutti abbiano l'opportunità di governare e di dimostrare. E noi abbiamo governato, abbiamo avuto i nostri problemi e adesso tocca a voi, insomma. D'altro canto, adesso il gioco sta dalla parte vostra, insomma, adesso la monetina dell'arbitro ha deciso che iniziate a giocare voi. Noi faremo il nostro ruolo, ovviamente, staremo vigili. E noi rappresentiamo, tra l'altro, non siamo una minoranza in consiglio comunale, lo siamo solo dal punto di vista numerico per il numero di consiglieri, perché la legge elettorale prevede questo, ma noi rappresentiamo più del 48% dei cittadini padovani e auspico, come Giordani ha dichiarato molte volte, che lui tenga conto anche di questa parte di città, perché sennò è proprio una spaccatura. Cioè, l'intento loro era quello di non dividere la città, perché si voleva riunificare tutte le anime della città portandosi dentro un po' di tutto. In realtà l'hanno spaccata loro la città, l'hanno spaccata esattamente a metà, 3.000 voti di differenza, e hanno spaccato la città a metà. Grazie, grazie a lei Luciani, l'ho fatto parlare un po' di più perché giustamente è arrivato un attimo in ritardo. Prego Samuela. Con il 40% al primo turno il vero vincitore è Massimo Bitonci, colui che oggi siede in municipio ha dimostrato in più occasioni di non conoscere la cosa pubblica, vedi le ultime interviste di questi giorni. Poi vedere tra le fila della maggioranza alcuni che hanno partecipato alla caduta dell'ex sindaco è una cosa che mi fa rabbrividire. Gente dei centri sociali in consiglio comunale, ma dove vogliamo andare? Già da prima delle tante proposte targate a Giordani e Lorenzoni, sia il governatore del Veneto che il magnifico rettore fanno presente che sono da anni scritte le posizioni di regione e università. Sono proprio curioso di vedere come andrà. E dopo la telefonata che ci sta chiamando da casa andremo anche a domandare un po' la situazione sull'ospedale, che vedo che è abbastanza ricorrente anche negli sms. Buonasera, con chi parliamo?
E buonasera, sono Matteo da Padova. Buonasera Matteo, prego. Io sentivo Luzzani, che ho sentito anche le scorse settimane qui in trasmissione da voi. Lui è sempre interessante perché quando era Bitonci con la sua giunta auspicava sempre con Bitonci, insomma, che si faceva obiettore della pluralità, erano sempre loro e non permettevano all'opposizione invece di fare opposizione. Adesso invece che sono loro all'opposizione invece vorrebbero quasi fare la maggioranza. Ha vinto per pochi voti il sindaco Giordani, lo lasci fare, adesso loro faranno la loro parte di opposizione, ma non stia qui tanto l'auspicare di, anche quando sono all'opposizione, di voler fare la maggioranza. Grazie. Grazie Matteo, ovviamente nel gioco delle parti. Antonio Bressa, insomma, la vedevo un po' ascoltare gli ultimi commenti, un po' anche le provocazioni che giustamente anch'io faccio per capire un attimino com'è il mio ruolo, per cui lo faccio da una parte e anche dall'altra molto volentieri. Allora, partiamo tanti sugli argomenti. Beh, dice, per le prossime 3 ore posso parlare? No, sul Prego. Tema della divisione che si sarebbe prodotta in città per questo risultato elettorale, non riesco a seguire il ragionamento di Luciani sulla questione se Giordani ascolterà o meno anche le istanze che provengono dall'opposizione. Io sono convinto, e noi lo sosterremo in questo, che manterrà fede alle parole della sua campagna elettorale quando si è proposto di essere un sindaco che di fronte a una buona idea, anche dovesse provenire dall'opposizione o dalle amministrazioni precedenti, avrebbe sempre messo l'interesse di Padova come cosa più importante, per cui anche accettando idee che provengono dalla parte opposta. Credo che sia il modo migliore per amministrare, per essere realmente un sindaco di tutti, un'amministrazione di tutti, non come chi si era proposto con questi termini e poi in realtà si è dimostrato appiattito sulle posizioni del proprio partito politico, non in grado di rappresentare una città complessa come Padova, ma invece solo prono a seguire una serie di diktat per la propaganda leghista che poi è stata riproposta a Padova, così come in altre città dove ci sono stati, come il caso di Padova dove ci sono ancora, sindaci con il fazzoletto verde. Infatti sorridevo quando si diceva che la vera civica più importante di Padova è la lista Bitonci. La lista Bitonci è una lista che ha avuto un importante consenso, che credo sia un consenso personale attorno alla figura di Massimo Bitonci. Non si può però dire che sia un esempio di civismo quando al proprio interno non solo ha figure che appartengono, insomma, storicamente a partiti del centrodestra, ma soprattutto perché il civismo si misura nella misura in cui riesce a creare realmente democrazia, riesce a creare realmente partecipazione, non se è un cartello di persone che rappresentano magari sì qualcosa, ma che non hanno costruito nessun tipo di percorso coerente con l'idea del civismo. Il civismo è stato comunque uno degli elementi come dire, più importanti di questa campagna elettorale e anche dell'esito di questa campagna elettorale. I partiti sono stati penalizzati, io rappresento un partito, ma non posso fare a meno di riconoscere questo dato. E se noi guardassimo al confronto tra le sigle che hanno un simbolo di carattere nazionale, il Partito Democratico, insomma, è riuscito anche a difendersi rispetto ai consenso che hanno ottenuto le altre liste. La capacità che abbiamo forse avuto noi come Partito Democratico, che in questi giorni ci viene ampiamente riconosciuta, è stata quella di capire che c'era questo trend, di capire che come Partito Democratico non avremmo da soli vinto le elezioni. È per questo che abbiamo insistito per dar vita a un progetto civico, quello di Sergio Giordani, che aveva la capacità di allargarsi anche un voto che non era delimitato, diciamo, al bacino elettorale del Partito Democratico, ma che andava a coinvolgere persone come Maria Vittoria, che è qua a fianco a me, moderate, e quindi ad allargare il consenso, sempre tenendo una porta aperta a Coalizione Civica, che guardavamo con interesse perché vedevamo che anche nel nostro stesso mondo c'era chi guardava con interesse quell'esperienza. Sapevamo infatti che si sarebbe arrivati poi al giorno dopo del primo turno
e nelle condizioni di poter unire questi percorsi. Non è vero che non si è parlato di programmi, Luciani, perché ricordava la collega Gallani prima, abbiamo avuto un lungo periodo durante l'inverno nel quale abbiamo confrontato il percorso che con i nostri gruppi di lavoro abbiamo fatto nel corso degli anni nel Partito Democratico e il percorso che hanno fatto loro con i loro gruppi di lavoro. Abbiamo visto che c'erano alcune differenze, ma che sostanzialmente gli obiettivi e molte proposte concrete erano perfettamente coincidenti. Quindi sulla base di quel lavoro che avevamo fatto all'epoca, con la garanzia di due persone per bene che si occupano solo della città, che sono Sergio Giordani e Arturo Lorenzoni, abbiamo trovato una sintesi pressoché perfetta ed è il motivo per cui i flussi elettorali oggi ci testimoniano che l'85% degli elettori di Lorenzoni hanno votato Sergio Giordani, perché sanno che quel progetto troverà ancora vita all'interno della coalizione. E con questo spirito governeremo Padova, cercando di dialogare e facendo in modo che le differenze, perché anche le differenze ci sono, possano essere una ricchezza e non invece motivo di conflitto come è successo nei 3 anni passati. Grazie, grazie Bressa. Una telefonata da casa, prego. Pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo? Oh, Piero D'Arcella. Buonasera Piero, prego. Allora, vorrei dire al signor Giordani, che ha fatto la sua pubblicità, che non era, era antipartito, perché non era di sinistra e né di destra, però quando è stato eletto sindaco ha salutato quel pugno chiuso. Se avete visto le interviste, ha salutato il popolo, il padovano, col pugno chiuso. Per me questo è un tradimento, è un grave tradimento verso il popolo padovano. Allora, voi comunisti dovete solo vergognarvi di stare al mondo. Arrivederci. Grazie, grazie Piero per la sua, per la sua... di pace. Ecco, io non l'avevo visto, però non so che film abbia visto. Io personalmente non lo so, però comunque se l'ha detto, perché conoscendo forse... Sergio, insomma, lo posso dire, andare a cantare dentro Palazzo Moroni, bella ciao, non si era permesso mai nessuno si era mai permesso di andare a festeggiare dentro il palazzo dei cittadini padovani. Quando abbiamo... Chiunque Luciani. Ha vinto le elezioni ha festeggiato in piazza, Luciani, non si va a Palazzo Moroni. È una chiusura solo vostra mentale, perché se nessuno ha niente da obiettare in tutti i palazzi di governo, qualsiasi in Italia e al mondo, non solo a Padova, ti chiedono bastava i documenti. Bastava non chiuderlo per 2 anni e mezzo. Nei 99,9% periodico dei comuni di sinistra in Italia ti chiedono il documento per entrare. È anche una questione di sicurezza, perché stiamo passando un periodo storico un po' particolare, quindi non è una questione di chiusura, è una questione di controllo di chi viene dentro, perché può esserci sempre il matto, può esserci sempre invece il pericoloso, che quando si dà un documento nessuno ha niente da nascondere, non c'è niente di male da quel punto di vista. È stato vergognoso vedere che l'utilizzo elettorale di un palazzo, che è il palazzo storico di Padovani, palazzo antico, un palazzo che ha vissuto storie anche di grande dolore, nessuno si è mai permesso di entrare dentro il palazzo. Io capisco, la difficoltà di chi vince, ma è anche il palazzo di chi perde. Non è difficoltà, del tuo è questione di trovare delle argomentazioni. No. Dimmi se mai Zanonato si è permesso però di andare. Prego di trovare degli argomenti un po' più seri. Degli argomenti un po' più seri, per favore, perché il fatto che si sia andati a festeggiare nel cortile di Palazzo Moroni, nel cortile di Palazzo Moroni, cantando una canzone che ricorda i valori sui quali è basata la nostra democrazia e la nostra libertà. Ma non si va dentro, ve lo fate in piazza, orgogliosi come non l'ho fatto, fatto tutti i sindaci della città di Padova. Questo quando non è nata ci impedisce, la città non e lo ci impedisce stato della città di, Padova. Di mettere in piedi un'amministrazione, non si va dentro il palazzo di tutti i padovani, un'amministrazione che si occuperà non solo delle persone che hanno votato per Giordani, ma di tutte le persone, anche di quelle che hanno votato per Bitonci, perché sarà un'amministrazione dedicata alla città intera. È questo quello che lo non avete fatto voi. Vedremo, perché quando venivano i cittadini a criticarvi su alcune scelte, io mi ricordavo come venivano appellati dentro il palazzo, il tuo sacro palazzo, venivano appellati come comunisti per il semplice fatto che condannavano le azioni di quel sindaco e chiedevano di essere ascoltati. Se questo è l'insegnamento che ci date sulla capacità di creare democrazia, di ascoltare so i cittadini le regole e di rispettare le istituzioni, perdonami, ma questa lezione comunale non l'accettiamo. Non si può venire lì e far casino perché i centri sociali hanno deciso di venire lì e far casino. Ci sono delle regole, ma i centri sociali, stai parlando di bisogna signori anziani che vi
stavate espropriando il parchetto. I signori anziani che sono venuti ad urlare nella casa di tutti basta i padovani, agitare fantasmi, non lo possono i padovani fare, non ci credono perché più, perché facciamo una scommessa, i padovani che la prima non ci volta, credono più, e non ne hanno delle creduto, belle consiglio comunale, anzi invito non i cittadini continuate a su questa consiglio strada, comunale, a seguire il consiglio comunale attraverso il sistema online che c'è su Padovanet, perché ne vedrete delle belle, perché quando questi signori verranno contestati, sono pronto a scommettere una cena di pesce a tutti i presenti, ci siamo, che eh, faranno cazzare la gente, guarda, perché c'è il rispetto delle regole. Ho già la collina in bocca. Va bene, comunque, torniamo un attimo, torniamo anche per nel merito. Prego la regia di mandare in onda le interviste appunto della nostra Alessia Nicetto e dopo torniamo qui per parlare di ospedale, perché insomma 3-4 ce l'hanno chiesto e comunque anche cronaca sicuramente in questi giorni. Prego regia. Che ne pensa del nuovo sindaco di Padova? Ma ho serissimi dubbi sinceramente, a parte che io sinceramente di politica mastico gran poco, però ci ripongo fiducia, chissà che almeno si faccia, nel senso in questo periodo, che sappia avere gli scambi, le informazioni giuste. Che cosa si aspetta dalla nuova giunta di centrosinistra per Padova? Allora, sicuramente più rispetto per questa società che sta cambiando e effettivamente questa integrazione, tutti ne parlano, però in concreto ci sia un'integrazione vera. Questo nuovo flusso migratorio non deve essere una discriminante e credo che una giunta di centrosinistra dovrebbe prendersi in qualche maniera in carico questa situazione. Secondo lei, con un sindaco del PD, potrebbero arrivare più immigrati nella città? Facciamo che gli ultimi 20 anni parlano, quindi sicuramente la sinistra è portata a queste cose. Dopo, se l'integrazione e il sostegno all'immigrato e alla comunità italiana, padovana, che risiede qui, è paritario, allora ci può stare. Che cosa ne pensa dell'alleanza Lorenzoni-Giordani? Guarda, non me ne intendo tanto di politica, dunque non saprei risponderti. Secondo me ho sentito parlare bene di Giordani, però non entro in merito perché non ne so tanto. Che cosa vorrebbe della nuova giunta? Ma dalla nuova giunta vorrei, va bene, un po' di meno tasse, sgravio fiscale per i cittadini, come vogliono tutti, poi eliminare un pochino di stranieri, di mettere delle regole un po' più severe per l'ingresso degli stranieri, e per adesso basta. Qual sarà il futuro di Padova con il centro-sinistra al potere? Un disastro, ci riempiremo di extracomunitari e tante altre problematiche. Ci sarà più sicurezza con il nuovo sindaco Giordani? Ma guarda, il problema della sicurezza è un problema che viene agitato da anni. Io penso che la sicurezza nelle città dipenda in parte dal sindaco, in parte da provvedimenti nazionali. È evidente che negli ultimi anni non abbiamo avuto una maggiore sicurezza per quanto mi riguarda e penso che il nuovo sindaco saprà prendere in mano in modo efficace la situazione. E rientriamo subito in studio, tanti sono gli sms. Samuela, prego. Quante offese e quanti insulti da tutte e due le parti, ancora di più di chi fino a qualche mese fa era con Bitonci ed oggi è stato candidato con Giordani. Che miseria questa politica. Buonasera, vorrei chiedere ai rappresentanti della sinistra cosa faranno adesso per quanto riguarda l'accoglienza, dove metteranno tutti i clandestini che arriveranno nei prossimi giorni. Però è vero, con Giordani e Lorenzoni ci sono davvero Giustina Destro, Saia, Rifondazione Comunista, Sinistra Ecologia e Libertà e vari altri. Hanno preso molti voti, perché ci si preoccupa tanto? Non capisco davvero. Vogliamo parlare di Maurizio Saia, che anni fa prendeva parte alle commemorazioni degli assassinati delle Brigate Rosse ed ora sostiene la sinistra estrema. Vergogna, interessi solo per le poltrone. Interessi solo per le poltrone. Cosumano, cosa ne dice lei?
vedere un po' i temi anche delle cose, dopo entriamo immediatamente sull'ospedale. Faccio intanto questo inizio, dopo la blocco. Prego. Se siamo ancora alla considerazione politica, sicuramente a Padova c'è stato un voto un po' controtendenza rispetto a quello che era la rinascita del centrodestra in molte zone d'Italia che prima erano della sinistra. E questo, insomma, a noi dei 5 Stelle non è che faccia molto piacere, perché ci sa un po' da riesumazione di Silvio Berlusconi, però questo è sul tema nazionale. Tornando nel locale, mi fa strano che Bitonci abbia potuto perdere contro una sinistra così spaccata, così divisa, che poi si è unita, all'inizio litigava e ha portato tante anime. Vuol dire che i padovani, secondo me, erano veramente stufi. E questo è un segnale forte, bisogna cambiare. I partiti è vero che sono stati votati meno, ma comunque ci sono. Il PD alla fine credo che nella coalizione di centrosinistra sia ancora quello più votato a queste elezioni, quindi comunque ha comunque anche lui perso degli elettori, però ha comunque un forte peso ancora. I 20.000 elettori che non sono venuti a votare rispetto al 2014, che se fosse per me dovrebbero venire a votare anche tutti gli altri che non sono venuti a votare, non lo vedo assolutamente legato al clima estivo o a faccende del genere, perché penso che ci sia proprio una disaffezione. Anche nelle stesse interviste che abbiamo visto, molte persone hanno risposto che comunque non seguono la politica perché non vedono quello che è il loro voto, il loro obiettivo realmente valorizzato e espresso. E allora c'è una rinascita delle civiche che dà un po' delle speranze ai cittadini, ma per quanto mi riguarda in questo caso, alla fine, vedendo le campagne elettorali che sono state appoggiate per la sinistra da ministri, deputati, comunque della sinistra nazionale e del Partito Democratico, e dall'altra parte invece con Bitonci c'è stato comunque un forte appoggio sempre da parte della Lega, da parte di Salvini e anche di Zaia, seppur in toni minori. Quindi comunque dal nostro punto di vista queste civiche sono un po' dei partiti mascherati da civiche. Forse Lorenzoni un po' si salva da questo perché nasce con una storia a sé, però alla fine ci è comunque asservito a quello che è la struttura di Giordani, che comunque è stata voluta dal Partito Democratico in quanto è sua espressione. Quindi da qui in poi io lancio una previsione. Secondo me Giordani, purtroppo, o per fortuna per molti altri, non sta mai a decidere, ricalcherà quello che è successo a Bitonci, ovvero i partiti si spaccano dalle civiche, iniziano a litigare e poi succede, saranno i rimpasti. Già adesso si parla di assessorati, se in base alle preferenze o in base alle competenze, e quindi ci saranno delle difficoltà. Io spero non succeda, perché mi auguro che ci sia un'amministrazione, anche se non a 5 Stelle, solida e che porti avanti quello che è il volere dei padovani, di tutti i padovani. Però se penso a come è stata costituita questa maggioranza, secondo me non avrà un decorso molto diverso da quello che ha avuto Bitonci. Questa è la mia opinione. Noi andremo a confutarla nei prossimi mesi, molto, molto volentieri, chiaramente. Allora, vorrei chiedere a tutti quanti 2 minuti, proprio un botta e risposta, sulla questione ospedale. Perché sulla questione ospedale, insomma, è stato sicuramente uno dei cavalli di battaglia del candidato sindaco Bitonci. E dalla parte di Lorenzoni e Giordani è stata mandata fuori poi la proposta del cosiddetto nuovo su vecchio, con la costruzione delle due torri a fianco al Policlinico, e subito qua negli ultimi 3 giorni è stato un fervore nelle risposte sia del governatore del Veneto, sia che anche da parte del magnifico rettore Rizzuto, che insomma bene o male ha rimarcato, senza prendere posizione, una determinata però presa d'atto, cioè quella che aveva espresso l'università negli ultimi 2 anni. Quindi dove si farà, se si farà il nuovo ospedale? E per rispondere alla domanda da casa all'inizio della trasmissione, se a Padova Est non viene fatto l'ospedale, cosa verrà fatto? Partiamo da Cacace, prego. Sì. Beh, io credo che sul tema ospedale si debba ovviamente andare molto cauti, nel senso che lo stesso Bitonci nella campagna elettorale precedente aveva usato come cavallo di battaglia quello del nuovo su vecchio, per poi cambiare opinione nel corso, insomma, della sua storia. E quindi già nel 2014 avevamo visto una relazione firmata dallo stesso Bitonci con
anche il parere favorevole del preside di medicina e della ASL per insomma, un ospedale nuovo su vecchio e comunque rappresentando tutte le difficoltà e le problematiche che sarebbero derivate da fare un nuovo ospedale a Padova Est, comunque gestire già in una città come Padova che ha già un ospedale, ha già tre ospedali, farne un altro in più dopo che sono già stati spesi parecchi milioni di euro su l'attuale sito, non avrebbe alcun senso insomma, andare a spenderne nuovi insomma, per farne uno a Padova Est quando insomma, quello attuale è già in progetto di ristrutturazione e quindi insomma, sono state già rappresentate la possibilità comunque di un progetto su quello attuale, senza contare poi di tutte le problematiche connesse alla dismissione di quello attuale, perché ovviamente nel momento in cui si fosse fatto un ospedale a Padova Est, ovviamente ci sarebbe il tema insomma, di gestire quello attuale. Quindi io penso che comunque Sergio Giordani sia una persona seria e quindi continuerà con il suo progetto pur ascoltando ovviamente il parere della regione e di tutte le parti interessate. Quindi anche lui nella sua campagna elettorale ha sempre detto che avrebbe portato avanti questo progetto e comunque si sarebbe preso 6 mesi di tempo per decidere cosa fare in base ovviamente anche alle altre parti interessate. Quindi, in Padova Est invece cosa si fa? A Padova Est sì, anche lì sarà un progetto che dovrà essere valutato nell'arco di questi 6 mesi in cui comunque verranno prese le decisioni su entrambe le problematiche. Grazie. Antonio Bress, proprio un eye flash su questa cosa e le faccio passare a tutti. Parto dalla fine. Sì. Siccome la domanda del telespettatore faceva presagire come se ci fosse un interesse nel liberare Padova Est per realizzare qualcosa, il vero interesse è realizzare l'ospedale a Padova Est perché c'è una operazione di speculazione edilizia in campo che è stata portata alla luce, che poi sia una questione che ha come dire, dei profili di legalità o meno, sembra che adesso ci sia questa proposta di archiviazione, quindi potrebbe anche non esserci, ma il fatto che ci siano dei privati che hanno un interesse nel fatto che lì si realizzi un nuovo ospedale perché ci sono delle cubature importanti per realizzare una speculazione edilizia proprio nella stessa sede, insomma è ormai un dato acclarato, per cui gli interessi economici ecco, spingono per quella soluzione, non è il contrario. Dopodiché su questo tema io vedo adesso le prime dichiarazioni che sono state fatte in particolar modo da Zaia, poi anche dal rettore dell'università. Certo noi non ci aspettavamo che questi soggetti cambiassero idea di colpo, sappiamo benissimo qual è la posizione e sappiamo benissimo quali sono state le carte prodotte nel corso degli anni. Questo non toglie però che noi abbiamo la forza e la volontà popolare alle spalle, visto che abbiamo vinto le elezioni, di portare a quel tavolo il nostro progetto, che è un progetto che prevede la realizzazione comunque di una struttura d'avanguardia e nuova con i requisiti di eccellenza che sono richiesti oggi in quella sede. Vogliamo mostrare a Zaia, al rettore e a tutti gli altri attori al tavolo che c'è un progetto che può costare la metà di quello di Padova Est, che può essere realizzato senza particolari disagi perché viene costruito in modo da far sì che possano restare le degenze durante anche la costruzione delle nuove strutture, e vogliamo che a quel tavolo ci spieghino perché un progetto invece faraonico che costa il doppio in un'area vicino alla zona industriale è una soluzione migliore rispetto a quella di valorizzare invece gli investimenti fatti fino adesso sull'attuale sede alla quale i padovani sono affezionati con questa nuova struttura d'avanguardia. Ce lo devono spiegare loro. Grazie Bress. Gallani. Sì, io ho poco da aggiungere, un paio di cose. Sembra che ci siamo divertiti a mettere sul piatto questa soluzione che crea problemi. Se ci siamo arrivati è perché, sempre nell'ottica del programma, con il gruppo che se ne è occupato abbiamo iniziato a studiare la situazione, che ovviamente è materia che interessa Padova da parecchi anni, quindi non si parte certo da zero. E il progetto che abbiamo costruito
nei mesi è risultato credibile per come l'abbiamo presentato e da subito reso pubblico, quindi senza nasconderlo, iniziando il confronto. Un confronto che dopo averlo costruito e pensato è andato avanti con i tecnici, con gli operatori, con momenti aperti alla cittadinanza per discuterlo e mi preme farlo presente anche con gli stessi operatori ospedalieri, medici, paramedici, utenti. Nel giro di una sola settimana, peraltro sotto un caldo feroce, quando a maggio iniziava, più di 150 persone hanno risposto a un questionario in cui volevamo mettere alla prova il nostro progetto per continuare a confrontarlo. E quindi, come ha detto Antonio, non ci si aspetta da un momento all'altro un cambio di idea anche dei vertici che si erano espressi, a parte che si erano espressi sempre più cautamente nell'ultimo periodo, ma di aprire un confronto. Aggiungo un'ultima cosa. In questi anni si era visto il progetto dell'ospedale come eccellenza a sé, e non inserita nelle conseguenze, nel vantaggio, negli svantaggi per la città. Noi abbiamo scritto un programma per la città allargato e prendendo in considerazione i rapporti con i paesi, con la cerchia circostante, il PATI, ma questo è un elemento importante nella scelta di cosa fare del nuovo ospedale, ovvero quali ricadute ha dal punto di vista urbano, dal punto di vista del consumo di suolo, dal punto di vista del tessuto sociale sulla città. Noi ci aspettiamo che questo venga preso in considerazione. Grazie Gallani. E Roberto Moneta, anche lei, due minuti un po' per ribadire insomma le posizioni. E certamente Giordani, come abbiamo sentito, si era anche preso appunto i prossimi sei mesi per studiare approfonditamente l'argomento, però bene o male tutti quanti i direttori di medicina, quel documento che è uscito proprio negli ultimi 15 giorni, ribadito se non sbaglio appunto anche da Bitonci in conferenza stampa che abbiamo assistito, ma anche insomma dalle parole di Zaia, che di fatto ribadisce o lì, questo è insomma il messaggio che ci pare di capire, magari ci siamo anche sbagliati, ma non lo so. Secondo lei c'è margine per cambiarlo oppure no? La questione dell'ospedale, come abbiamo appunto anche ora sentito anche fra Giordani e Lorenzoni, non c'è una comunione di vedute per il semplice fatto che Giordani si era già preso tempo per pensare, e una cosa che in campagna elettorale insomma forse non si era vista mai prima, perché invece di portare avanti un progetto si demandava al futuro, probabilmente a qualche studio di fattibilità futuro, quindi lasciando un vuoto nelle sue idee, nei suoi pensieri. E al contrario Lorenzoni aveva fatto una proposta, e nelle ultime due settimane prima del ballottaggio si è ipotizzato questo nuovo su vecchio. Nuovo su vecchio perché però da sempre le istituzioni che ne sono di competenza, quali la Regione e l'Università, avevano dichiarato la propria opposizione per evidentemente sia delle motivazioni logistiche sia delle motivazioni economiche. Fare un questionario e chiedere alle persone se piace, se va bene, cosa ne pensano, credo che sia una buona idea, ma che non possa essere assolutamente motivo di decisione, perché non deve essere una cosa bella, ma deve essere una cosa che serva al bene pubblico. Quindi io non sono un tecnico e non posso stabilire se è meglio Padova Est, Padova Ovest, però sicuramente se la Regione e l'Università hanno fatto dei ragionamenti, questi sono da tenere in considerazione. Mi dispiace che Zaia abbia fermamente ribadito questo concetto solo oggi o ieri, perché avrebbe potuto farlo nel mente del ballottaggio e forse avrebbe potuto dare una mano allo stesso Bitonci dichiarando l'infattibilità del progetto della coalizione opposta. Io ricordo che però probabilmente il problema non sta nella scelta oggi dell'amministrazione comunale, ma che tutti hanno dimenticato che fare un ospedale con un investimento del genere non è competenza di un sindaco, ma è competenza delle regioni. I soldi verranno dalla regione ed è la regione che deciderà se farlo e dove farlo. Quello del sindaco è solamente un parere, un indirizzo, un consiglio che può dare, ma che non è assolutamente vincolante. Ricordo che, se non ricordo male, l'area di Padova Est era stata acquistata una decina di anni fa
dal sindaco Zanonato e l'aveva acquistata dalla diocesi, se non sbaglio proprio dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, e la motivazione di questo acquisto era stata per un futuro ospedale di Padova, quindi l'idea forse veramente viene dal passato. Poi possiamo cambiare le carte in tavola, ma probabilmente quella sarà l'area da destinarsi. Poi passo la parola alla regione. Grazie Roberto Monite. Sentiamo proprio, mi dicono dalla regia, che c'è un piccolo contributo su Zaia. Prego. Siamo assolutamente pronti, abbiamo relazioni tecniche, fra l'altro redatte da tecnici illustri, che ci dicono che l'unica soluzione è fare un ospedale nuovo in un'area. La soluzione di fare l'ospedale nuovo nell'attuale area del Policlinico è stata scartata non dalla politica ma dai tecnici. Vabbè, vedremo, perché su questo argomento sicuramente nei prossimi mesi ci sarà tanto dibattito, tanto approfondimento. Alain Luciani, lei dal primo giorno dopo il risultato elettorale, vedo che io vi controllo, no? Su Facebook, sui social, lei sull'ospedale era già intervenuto, mi pare, no? Anzi, 2 o 3 volte nel merito. Prego, sì. 2 minuti anche lei. Ma no, non so voi come la pensate, però è un po' grottesco che la città debba pendere dalle labbra di Coalizione Civica, che nei loro gruppo di 1700 persone decide il destino dell'intera città, perché poi sarà così, perché ce l'ha appena detto, cioè deciderà questa assemblea di eletti di questa coalizione e quello sarà l'indirizzo della città, perché l'ha deciso quella riunione lì. Insomma, io penso che nemmeno in Unione Sovietica, insomma, c'era tanto... Scusa, ma chi ha detto questo? C'era questa metodologia. Cioè, il vostro metodo è il metodo scientifico, dove chiedete ai cittadini, hai parlato anche di questionari, hai parlato anche di chiederemo alla gente. La gente va sollecitata sui temi che sono dei temi della quotidianità, dei problemi che possono essere... Demandare ai cittadini, che in realtà demandano proprio i loro rappresentanti, a scegliere su questioni che non appartengono neanche alla politica, ma come diceva Zaia, appartengono ai tecnici, è veramente paradossale. Cioè, non si può pensare di chiedere, se mi chiedono a me, secondo te è fattibile l'ospedale? Io che sono un informatico, io non so niente di sta roba qua. Neanche come si vota, il parere ragionevole. Penso che si doveva assegnare Bitonci. È stato chiaro, voglio dire, Bitonci stesso aveva fatto come richiesta principe nel suo programma elettorale il nuovo su vecchio. C'era. Nel programma elettorale, che però molti non hanno letto, neanche quelli che erano con noi, perché c'era anche scritto che però in caso di non fattibilità di quell'idea lì si poteva realizzare e cercare un'area che fosse un'area proposta. Questa è una delle cose che i signori che sono andati a firmare da notaio non mi hanno mai dato una risposta. Ho detto, ma scusi, l'hai letto il programma elettorale? Nel programma elettorale c'è scritto: oggi l'ospedale è sopra un abuso edilizio su un bene comune architettonico storico, che sono le mura veneziane di Padova. Allora dobbiamo finirla di pensare di fare e di mantenere un abuso edilizio come quello che c'è oggi presente, perché se parliamo di legalità, negli anni 60-50 c'era la Democrazia Cristiana, andava bene tutto, edilizia selvaggia, hanno distrutto. Ma è fattibile secondo voi continuare a mantenere un ospedale sopra alle mura della città di Padova? O forse era meglio, e su questo ho visto che Giordani era d'accordo con noi, rivalutare questo grande monumento che la città di Padova ha, e tra l'altro che pochi sanno, ma è la cinta muraria più lunga d'Europa. È il monumento più grande che la città può. Allora, a un certo punto, quando parliamo anche di tutta una serie di questioni, cioè sulla questione dell'ospedale, è chiarissima la cosa, ma Zai è anche elegante, cioè dice, cioè, leggetevi un attimo le carte, perché Tosi, siamo qua che ne parliamo da 30 anni, sono 7 anni che si continua a discutere di questa cosa, cioè, voglio dire, quando si fa politica non ci si può nemmeno improvvisare, quindi a un certo punto proporre 2 silos, da 20 piani, 10, chi dice 30 addirittura, c'è una roba che veramente è fantascienza. Siamo in una città d'acque, siamo in una città che appena scavi di 1 metro ti fermano tutto, guardate dietro la stazione, uscita al cielo, hanno tenuto fermo 1 anno perché sembrava che ci fosse qualcosa di antico, non c'era niente. Cioè, alla fine è irrealizzabile una cosa del genere. Se mi chiedi un parere a me, io ti dico, mi pare veramente una sciocchezza fuori misura. Ma su questo i padovani l'avevano anche capita, perché non a caso abbiamo recuperato un sacco di voti a questo punto di vista.
Quindi ritengo che sia una barzelletta quella dei silos in centro storico. Poi sul destino, che si diceva, ma cosa resta lì? Ma c'è scritto nelle carte, c'è scritto tutto, basta leggerle. Non ci si può improvvisare, arrivare a dire ma valuteremo, verificheremo. Insomma, bisogna anche avere un po' un minimo di esperienza. Scusami se ti ho rubato un po' di tempo. Bene, prego Cusumano, vedo che non la scusa, non scherzare. No, 5 Stelle, cosa ne pensa sull'ospedale? Anche perché la scena un po' è loro adesso, obiettivamente. Per quanto riguarda l'ospedale, già col primo progetto di Piccinati, se non sbaglio si chiamava, appunto progettò l'ospedale lì come zona provvisoria perché appunto, come ha detto Luciani, ci sono le mura e ci sono anche dei corsi fluviali che sono poi stati interrati, coperti diciamo nel corso dei secoli. Quindi è una zona non adatta da un punto di vista strutturale. Anche il Movimento 5 Stelle aveva presentato il nuovo su vecchio. L'avevamo presentato tutti perché era l'idea più giusta da un punto di vista logistico e da un punto di vista storico per i padovani. Però abbiamo sbattuto contro un muro quando siamo andati più a fondo nella questione e abbiamo visto che effettivamente lì ci sono delle grosse difficoltà. Nello stesso tempo Bitonci, comunque, devo dare atto, ha provato a cercare altre soluzioni all'interno del territorio comunale di Padova. Poi una volta trova una necropoli, un'altra volta non esce, insomma alla fine si è deciso per Padova Est in quanto il territorio è già del comune e questo non vuol dire che sarebbe sbagliato farlo sul vecchio, è che non si può, e questa è la differenza. Io me ne sto accorgendo negli anni perché sempre più la teoria di fare nuovo su vecchio viene smontata, tant'è che appunto scherzando tra di noi all'interno del Movimento 5 Stelle dicevamo ma non so cosa penserà il centro-sinistra, farà un fungo nel centro che crescerà? No, alla fine non siamo andati tanto distanti, ha fatto due torri, ha pensato. Che comunque è una scelta ambiziosa, che mi auguro che possa essere portata avanti, perché anche a me piacerebbe, però dal nostro punto di vista, con le verifiche tecniche che ci sono state, non è possibile se non con costi che andrebbero a sommarsi poi per la manutenzione che già sta vivendo adesso comunque il monoblocco. Da qui l'idea di farlo a Padova Est, dal nostro punto di vista è sì un consumo del territorio, siamo d'accordo, però può essere fatto intelligentemente, può essere un'opportunità, può essere un momento d'inizio per far vedere che la politica si avvale degli strumenti tecnici e riesce a produrre qualcosa al passo con i tempi, una nuova struttura funzionale, dinamica, agevole. E può diventare veramente un fiore all'occhiello non solo di Padova e dell'Italia ma anche dell'Europa come lo eravamo una volta, quindi vedo positivamente questa cosa da un punto di vista logistico e mi sembra la scelta migliore e più sana, anche perché la raggiungibilità effettivamente in un anello esterno, se ben servita, può essere anche più agevole. Penso a tutte le difficoltà che incontrano le ambulanze nei dossi, nelle rotonde, nel traffico, quando c'è da portare delle persone in emergenza in cui purtroppo non si può correre su un dosso con un'ambulanza, se no la persona all'interno giustamente non ce la fa. Invece in una zona più accessibile, più veloce, più raggiungibile, potrebbe essere più auspicabile dal mio punto di vista. Grazie Cusumano. Tanti ancora gli sms prima dell'ultima tornata delle interviste della nostra Alessia Nicetto. Prego Samuela. Grande risultato di Arturo Lorenzoni. Se fossero state fatte le primarie, magari il ballottaggio non sarebbe stato così difficile. Ospedale con due torri vicino al policlinico? Un esodo biblico si consuma in Italia. Forse l'accoglienza a tutti i costi del vice sindaco non è la soluzione, soprattutto in periodo di vacche magre. Solo dopo due giorni dalle votazioni arrivano notizie di altri 80 profughi o supposti tali a Padova. Mi chiedo cosa possa succedere, spero proprio di sbagliarmi, ma la paura di una deriva della città è grande. La signorina Cacaccia ha le idee piuttosto confuse sul tema dell'ospedale. Forse ha bisogno anche lei, come Giordani, di 6 mesi di tempo per capire di cosa sta parlando. Invadere Palazzo Moroni, cantare Bella Ciao per festeggiare, pugni chiusi in piazza e vi offendete se ci danno del comunista? Vergognatevi, non durate neanche un anno al governo di Padova. Beh, insomma, abbiamo finito la campagna elettorale, insomma, siamo un po' più rilassati. L'opposizione e la minoranza la faranno ovviamente chi è in consiglio e ovviamente suggerisco a tutti quanti di guardare, come dicevano prima sia Luciani che anche gli altri esponenti, la possibilità su www.padovanet.it, le dirette proprio in sede di
sedute di consiglio comunale, così potete sentire, ascoltare e anche dare un giudizio su quelli che avete votato e che vi rappresentano come noi tutti i cittadini. L'ultima, alcune interviste della nostra Alessia, per dopo entrare in studio con l'ultima battuta. Prego regia. Le piace il nuovo sindaco Giordani per Padova? Appena insediato mi sembra un po' prematuro esprimere un giudizio, no? Sì, non lo so, bisogna vedere cosa fa, perché in campagna elettorale sono tutti bravi, poi bisogna vedere se mettono in pratica quanto dicono. In campagna elettorale è previsto sempre un benessere generale, poi se manterrà, bene. La città di Padova, guidata dal PD, potrebbe riempirsi di migranti per lei? Io spero proprio di no, perché secondo me è una delle cose più importanti della città. Non credo comunque, perché nell'interesse anche del PD, credo comunque, al di là del colore del partito, secondo me. Le piace la coppia Lorenzoni-Giordani alla guida di Palazzo Moroni? Ma come coppia io preferisco la Cuccarini e Simona Ventura, ma comunque accettiamo anche questa. Ormai bisogna accettarle le cose, come arrivano, le cose accadono. Tu immagina per la città con la vittoria del PD? Che domanda! Io spero che sia un futuro positivo comunque. Cioè, bisogna essere positivi, ormai è stato votato il PD, benissimo, l'importante è che lavori bene, non è un problema per me PD o non PD, l'importante è che tenga al cuore di Padova e che tenga la città di Padova. Quali sarebbero le cose più urgenti da sistemare nella città? Beh, ci sarebbero tantissime cose da sistemare, l'importante è partire da rendere una città vivibile, una città amata, una città che i turisti vogliono visitare, quindi rinomare Padova con le sue bellezze, far sì che il centro viva, che attirare i giovani, proposte culturali, ce ne sono tantissime da poter, perché Padova è una città importante, purtroppo non viene dato l'importanza che dovrebbe avere. Cosa vorrebbe lei per la città? Vivere come siamo vissuti fino adesso, con tranquillità, con serenità, così, senza problemi particolari, ecco. Devo dire che è una città che ancora mi soddisfa in tanti modi, perché io credo che il turismo che ho visto quest'anno non l'ho mai visto in 84 anni che ho io, per cui la città è sempre così, piena di gente, piena di interessi, che va a mostre, che viene a vedere, perché anche chiedono. Io non ho mai visto un turismo così intenso, anche in persone anziane fra l'altro, non solo giovani, scolaresche o cose del genere. Dopo, per il resto, cosa vuole? Mi auguro che, così, che si possa continuare, beh, io non è che ho tanto davanti a me, però che si possa continuare a vivere serenamente come l'abbiamo fatto fino adesso. Bene, ritorniamo in studio per questi ultimi 10 minuti circa che ci lasciano. Chiedo alla regia di mandare in onda la slide sul Consiglio Comunale, perché insomma abbiamo detto che qui in studio ci sono dei nuovi volti, ma come vedete anche, magari un po' in piccolino, ma comunque i nomi ci sono tutti, questi sono i 30 consiglieri più il sindaco del nuovo Consiglio Comunale. Sulla parte di sinistra ovviamente la maggioranza, come vedete 20 consiglieri più il sindaco, in violetto i colori che afferiscono nella prima parte i 6 consiglieri del Partito Democratico, i 4 consiglieri nella parte bassa che afferiscono alla lista Giordani sindaco e uno dell'area civica che è Andrea Colasio, questo al netto ovviamente di eventuali nomine come assessori, e di fatto le due parti centrali, ovvero i 5 consiglieri di coalizione civica, tra cui anche qui presente la Chiara Gallani, e i 4 di lista Lorenzoni, come potete vedere bene, chiaro, la maggioranza sostanzialmente è un 50%, tranne per un consigliere. Invece per la minoranza ci sono ben 8 consiglieri della lista Bitonci sindaco, tra cui un esponente qui presente in studio è Roberto Moneta, e
un unico esponente fuori dagli altri partiti, che fuori dalla coalizione è Giacomo Simone Borile, ovviamente candidato sindaco dei 5 Stelle, e due consiglieri che sono invece espressione della Lega Nord, appunto Alain Luciani, anche lui presente questa sera, e Roberto Marcato, ovviamente assessore regionale allo sviluppo e all'economia della Regione Veneto. Quindi una, insomma, abbiamo qua l'onore di avere bene o male quattro consiglieri in pectore e chissà, magari anche qualche, con qualche ruolo, no? ci si può sbilanciare, che qualcuno vuole dire qualcosa sulla squadra di governo della città, se c'è la telecamera sotto di me. Non si sa, insomma, sei insomma, coordinatore cittadino del primo partito, insomma, anzi, il primo partito di classi, dei classici partiti tra i primi cinque liste, insomma, voglio dire, sì. Quindi... Ma io so che in questo momento Giordani assieme ad Arturo Lorenzoni stanno facendo le loro riflessioni. Noi abbiamo piena fiducia nelle scelte che faranno, sappiamo come Partito Democratico che ci sarà modo, insomma, di essere rappresentati all'interno della Giunta. Noi abbiamo chiesto che si segua un criterio che tenga insieme sia le competenze che la rappresentatività delle persone che dovranno entrare nel governo della città, e abbiamo piena fiducia, insomma, in quello che comunicherà Giordani, che è per legge la figura che delega gli altri ad affiancarlo nel suo lavoro, e siamo convinti che lo farà nello spirito con il quale ha condotto la campagna elettorale, cioè pensando al bene di Padova e raccogliendo le migliori competenze tra le forze che l'hanno sostenuto e tra la società civile per un governo della città che risponda alle attese che ci sono e sono forti in città. È bellissimo in questi giorni girare per Padova, essere fermati da tante persone che ti dicono: ora arriva il bello, guardate che ci sono tante cose da fare, ti danno gli stimoli, ti danno i suggerimenti, ed è questa l'energia che, con la quale, insomma, inizieremo il nostro lavoro. Grazie, insomma, Bressa, nostro graditissimo sempre ospite, e come sempre ha dribblato la domanda, ma va benissimo, perché giustamente è un momento particolare per tutti, nel senso che chiaramente la scelta degli amministratori ha un peso importante. Ha dribblato anche la telecamera, esatto. Va bene, comunque stavo notando, bene o male, che ci sono 6 donne rappresentate nella maggioranza su 21 con il sindaco e 3 per la minoranza, e per quanto riguarda appunto la minoranza, quindi sostanzialmente 9 donne su 30 persone, insomma, ancora un terzo, no? Ricordiamo anche ai nostri telespettatori che la quota rosa, così chiamata, anche se a me non piace dire quota rosa, perché sembra qualcosa che sia dovuto in realtà, insomma, l'apporto anche delle donne in politica si sta facendo vedere anche in termini di preferenze e anche di partecipazione e di apporto sempre più importante, e, insomma, dovrà essere rappresentata anche in giunta. Quindi c'è anche questo grande ed importante tassello. Va bene, insomma, questa è l'ultima puntata, quindi avete visto un pochettino anche se è un po' più rilassati, non vogliamo, perché vogliamo dare anche un'immagine trasparente e un po' serena, anche perché, ripeto, noi andiamo sì in ferie, chiedo scusa, però la politica continua ad andare avanti, nei prossimi giorni si insedierà il Consiglio Comunale, noi ci saremo, comunque anche se siamo in ferie, per andare a vedere, insomma, la proclamazione di questi nuovi consiglieri, di questa nuova, chiamata impropriamente legislatura, ma comunque amministrazione Giordani, e comunque l'augurio è ovviamente che si possa lavorare nel rispetto e soprattutto in prospettiva delle persone. Siamo arrivati veramente agli ultimi 2 minuti di trasmissione. Io non so, chiedo a Samuela se ci sono altri sms da leggere. Siamo a posto. Tanti ringraziamenti. Tanti ringraziamenti, perché non ce la facciamo. Allora parto io con i ringraziamenti. Allora, voglio ringraziare tutta quanta la regia che in questi, insomma, quasi 10 mesi, ha veramente 9 mesi e mezzo, ha dato una grande mano. Massimo, Eriberto, Davide. Ringrazio la nostra neogiornalista, anzi facciamo i complimenti in diretta, Alessia Nicetto, che adesso andremo subito anche a farvi vedere, che è a fianco anche alla nostra Samuela, vediamo la regia se arriva, eccole, è proprio la serata così, lei, insomma, ci vuole un po' di tanto anche dopo tanta tensione, soprattutto di queste settimane. Quindi vado a ringraziare per il supporto anche tecnico e per la partecipazione sempre presente, e soprattutto un ringraziamento anche agli ospiti di questa serata, che comunque sono già stati alcuni nostri graditi ospiti e lo saranno anche nella prossima
stagione del tarlo che partirà da settembre, fine settembre, inizio di ottobre. Vado a salutare partendo da Giacomo Cusumano, esponente e candidato in Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle. Grazie Giacomo e grazie alla prossima. A voi. Un ringraziamento particolare anche ad Alain Luciani. Grazie a voi. Consigliere comunale per la Lega Nord, in opposizione ovviamente con Massimo Bitonci. Un ringraziamento particolare anche a Roberto Moneta, consigliere comunale anche lui per la lista Bitonci. Grazie mille, grazie a presto anche. E alla prossima volta sicuramente. Un ringraziamento a Maria Vittoria Cacace, che è esponente, non consigliere comunale, non ancora, magari non si sa. Speriamo. Ma comunque esponente della lista Giordani. Grazie, grazie per essere stata qui tutti. Con noi. Un ringraziamento particolare anche ad Antonio Bressa, eccolo qui, coordinatore cittadino del Partito Democratico e consigliere comunale. Grazie a voi. Grazie e complimenti anche alla prossima volta. E anche un ringraziamento ovviamente a Chiara Gallani, consigliera comunale, sempre per Coalizione Civica e in questa maggioranza. E un ringraziamento doveroso anche a voi tutti da casa, che visti anche i grandi risultati di partecipazione e anche di, insomma, di aver seguito questa trasmissione crescere in questi 2 anni e mezzo, insomma, e dal mio punto di vista, da parte di tutta la redazione, ovviamente, va un ringraziamento sentito e molto partecipato. A voi do un appuntamento sicuramente a inizio autunno, insomma, fine estate, inizio autunno, tra settembre e ottobre, e soprattutto un augurio di buone vacanze. Arrivederci e buona serata.